Buongiorno, buon venerdì, continuano i nostri allenamenti sul mare, sempre uniti alla parte food della nostra trasmissione, perché parleremo più tardi di cosa mangiare e come mangiare, ma prima proseguiamo l'allenamento con Rolando Bernal, una preparazione molto particolare iniziata ieri, basata sulle articolazioni. Entriamo. Buongiorno Rolando, ben ritrovato. Buongiorno Mille, come va? Tutto bene, bene, tu stai bene? Bene, bene, bene. Oggi intensifichiamo la preparazione rispetto a ieri, vero? Sì. Ci vediamo pronto? Oggi iniziamo con un pochino di corda. Normalmente nel riscaldamento usiamo la corda come riscaldamento per poter mettere in moto il sistema cardiovascolare, okay? Oltre a regalarci anche tanto di equilibrio e coordinazione. Il lavoro di coordinamento con la corda è incredibile. Si bruciano tantissime calorie con le corde, è praticamente un allenamento completo se uno aggiunge anche qualche squat, flessione o addominali, è pazzesco. E sai cosa c'è? Lo puoi fare a casa, e tranquillamente lo puoi fare a casa, ti prendi uno spazio piccolo e puoi iniziare a saltare la corda, tra l'altro è molto divertito. Divertente. Si diverte tanto, sì, sì. Bisogna stare attenti a non inciampare, però. Ma ovviamente se non l'hai mai fatto, all'inizio è un pochino difficile. Però poi dopo, una volta che prendi il ritmo, vai e ti diverti tanto. Allora, metti una bella noi musica. Ci guardiamo, esatto, con la musica. Magari comincia lentamente, se puoi, sì. Così vediamo bene con il nostro Alberto. Ti posso spiegare capo, all'inizio anche come Prego. Si prende la corda. Per saltare bene la corda bisogna avere muovere il polso. E bisogna tenere il polso aperto non all'interno ma all'esterno. In questo modo la corda gira praticamente automaticamente. Se ho il polso aperto, la corda gira. Se ho il polso all'interno, la corda non gira. E diventa difficile. Poi, abbinato a una buona respirazione e a un buon abbinamento di coordinazione, la corda va e uno si allena e si diverte. A quale parte del corpo fa bene la corda? Ok, Mila. Allora, la corda è un allenamento completo, come avevo detto prima, e quindi va a lavorare dalla punta dei piedi fino al collo. Va a regalare tanta di coordinazione, coordinamento corporeo, e soprattutto va a stimolare molto il sistema cardiovascolare. Lavora tutto il corpo, è un total body per eccellenza, diciamo così. E quante calorie permette di... Se facciamo un allenamento di corda di almeno 20 minuti, 30 minuti, siamo sicuri che abbiamo bruciato 200 calorie. Ovviamente questo deve essere continuo, ok? Quindi fare degli steps di 3 minuti di corda, una serie di esercizi, altri 3 minuti di corda, un'altra serie di esercizi per 3-4 volte, già questo è un bellissimo allenamento. Da fare anche a casa, attenzione, sì. E allora seguite i consigli di Rolando. Grazie. Ma a te ti va di imparare o di saltare un pochino di corda, Mila? Guarda, ci provo, visto che hai detto che si bruciano tante calorie, ci provo, però non garantisco. Vediamo, vediamo, prendiamo la corda. 1, 2, un po' più lento, 3, 4, 5, un po' più lento, bravissima. E adesso devo fermarmi perché... ci aspetta la seconda parte della trasmissione, altrimenti non mi presento. E la dottoressa Marina Manieri, la nostra dietista, che è pronta, mi aspetta inutilmente. Grazie a Rolando. Grazie a te, Mila.
Grazie ad Alberto Capo per le riprese. Ci vediamo tra poco per la parte alimentare della nostra trasmissione. Buongiorno. Seconda parte della nostra trasmissione presso il forno Stella con la dottoressa Marina Manieri. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Mila. E vediamo vari tipi di pane, grissini, anche biscotti. Andiamo all'origine, le farine usate per la panificazione, quali sono? Allora, generalmente le farine che si utilizzano per la panificazione dei prodotti che abbiamo davanti sono le più varie, dalla farina bianca, quindi la cosiddetta 00, la più raffinata di tutte, che è appunto utilizzata per fare dei panini, come quelli che possiamo vedere qui, o anche delle brioche. E si passa poi per diversi gradi di integralità, nel senso che esistono anche farine 0, che sono un po' meno raffinate, e farine 1 e di tipo 2, che sono le più integrali in assoluto. E questo per quanto riguarda però il grano. Esistono invece anche farine di altri cereali, come qui possiamo vedere che c'è una farina di grano saraceno, che è tutto un altro prodotto, o anche farine di segale. Un tema molto sentito, le intolleranze, anche diffuso. Cosa ci può dire in merito? Allora, e questo è un tema molto dibattuto e che ha trovato una sua definizione solo ultimamente nel 2016, quando sono state emesse dal Ministero delle linee guida in merito a tutte queste intolleranze che imperversavano. Nello specifico, visto che ci troviamo in un forno, è molto interessante parlare della fantomatica intolleranza al glutine. Perché dico fantomatica? Perché in realtà l'intolleranza al glutine non ha una definizione propria, è definita invece la celiachia, che è una vera e propria allergia alle proteine appunto del grano, che sono essenzialmente il glutine. Mentre tutti coloro che si sono sentiti, che hanno delle sensibilità in relazione ai panificati, è molto difficile che presentino una celiachia. Però insomma esistono delle analisi, si possono fare delle diagnosi, appunto i medici fanno queste diagnosi sulla base di analisi. E in quel caso c'è naturalmente una alimentazione differenziata. Assolutamente sì, che non può essere libera. Quante volte sentiamo parlare delle persone che dicono no, io sono intollerante al glutine, però la pizza la mangio. C'è qualcosa che non va, cioè non esiste bene, qualora si abbia il sospetto, farsi seguire dal proprio medico e farsi dare delle corrette analisi e indicazioni per seguire. Infine, consigli alimentari per chi si sente un po' gonfio magari dopo aver mangiato pane o comunque prodotti di questo tipo? Molto spesso il gonfiore è psicologico, è una sorta di sensazione diciamo legata al fatto di sapere di aver mangiato magari in eccesso e quindi ci si vede più gonfi. Spesso non lo si è veramente. Ad ogni modo, per sgonfiarsi, io dico sempre, noi non siamo degli pneumatici, cioè non possiamo essere gonfi. È veramente raro. Si possono usare anche delle erbe, dei prodotti di parafarmacia. Ma più spesso chi dice mi sento gonfio è perché presenta un ingrassamento, quindi in tal caso è bene intervenire con un'alimentazione e con la pratica di una corretta attività fisica. Allora, noi ci fermiamo qui, l'attività fisica proseguirà domani con Buongiorno Fitness, seguiteci, poi ci ritroveremo anche dal forno Stella per altri consigli su un tema molto goloso. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie ad Alberto Capo per le riprese, grazie a tutti voi, buona giornata e ci vediamo domani a Buongiorno Fitness. Ciao!